Se anche voi vi siete chiesti come usare questi gommini da inserire nella ventola, l'ho capito. Allora, semplice. Vanno inseriti. Innanzitutto dovete capire qual è il lato in cui andrà l'aria. Quindi cercate una scritta air, tipo qua c'è scritto air, o ci sarà una freccia che indica il lato di inserimento e poi si spinge. Quindi in questo caso rotazione, quindi c'è rotazione, va verso questo lato, quindi proviamo a farla girare e l'aria di qui esce fresca. Quindi questi gommini andranno inseriti in questo modo. Un lato è più lungo, un lato è più corto. Il lato più lungo va inserito qua, ovvero da dove esce l'aria. Invece il lato più corto andrà poi inserito nel case, verso l'esterno. E bisogna far molta forza. Quindi tiriamo. Tirate forte. Molto forte. Tirate a tutti e due i lati. E non avete paura, non si rompe. Ok, qui metterò in pausa. Ok, è entrato. Ciao. Ripresa rovinata. Ora questo andrà inserito dentro il case, sempre tirando da questo lato finché non esce. È difficile, potreste dover usare una tenaglia, oppure come ho fatto io, tirate da tutti e due i lati. Non avete paura, non si rompe. Ciao. Questi gommini servono per praticamente ridurre di molto il rumore della ventola poi sul PC quando gira. Ciao papà. Tutti e quattro. Hai fatto il dettaglio qualche volta. Sai che ho fatto lo zoom. Allora, adesso inseriamolo all'interno del case. Questo l'abbiamo inserito, lato lungo verso la parte interna, lato corto, più grosso, verso la parte esterna. Allora, inseriamolo bene nel case, così, ecco esterno. Quindi fate uscire i quattro gommini dai buchi e tirate. Uno. 2, 3 e 4 inseriti, e questi attenueranno le vibrazioni della ventola. Ora vieni, colleghiamo il cavo a 3 pin per poterla alimentare. Possiamo collegarla direttamente all'alimentatore se abbiamo la possibilità, oppure attraverso un convertitore che adesso non ho dietro. Possiamo convertire questa presa a 4 pin, la inseriamo sul convertitore che ora non ho, quindi utilizzerò quella 3 pin. Ce la posso fare. Poi il dettaglio lì. E abbiamo inserito, ora la ventola sarà funzionante. E ricordiamoci di avvolgere i cavi in modo da non farli andare sulle altre ventole, e mettiamoli in un lato, quindi chiudiamo, finito, abbiamo la nostra ventola inserita. Ciao. Grazie. Lei è mia sorella. Ciao. Vieni. Grazie a lei per le riprese. Desica 10, io sono un po' spettinato.